Iniziazione alle scienze occulte. Il metodo nella scienza antica, l'analogia. Dopo aver determinato l'esistenza nell'antichità di una scienza reale, il suo modo di trasmissione, i soggetti generali sui quali essa portava di preferenza lo studio, spingiamo ora più profondamente la nostra analisi, determinando così i metodi usati nella scienza antica, che è la scienza occulta. Lo scopo era la determinazione dell'invisibile per mezzo del visibile, del numero attraverso il fenomeno, dell'idea oltre la forma. Credo d'aver fatto capire, con l'esempio del libro precedentemente enunciato, qual era lo studio del visibile, del fenomeno, paragonato allo studio dell'invisibile, del numero. Come possiamo sapere ciò che ha voluto dire l'autore guardando i segni di cui si è servito per esprimere le sue idee? Perché noi sappiamo che esiste un rapporto costante fra il segno e l'idea che rappresenta, vale a dire fra il visibile e l'invisibile. Come possiamo, guardando il segno, dedurre sul posto l'idea, così possiamo, guardando il visibile, dedurne l'invisibile immediatamente. Ma per scoprire l'idea nascosta nel carattere di stampa, noi abbiamo dovuto imparare a leggere, vale a dire usare un metodo speciale. Per scoprire l'invisibile, l'occulto d'un fenomeno, dobbiamo parimenti imparare anche a leggere con un metodo speciale. Il metodo principale della scienza occulta è l'analogia. Per mezzo dell'analogia si determinano i rapporti che esistono fra i fenomeni. Dato lo studio dell'uomo, tre metodi principali ci possono portare allo scopo. Si potrà studiare l'uomo nei suoi organi, nelle loro funzioni. È lo studio del visibile, lo studio per induzione. Si potrà studiare l'uomo nella sua vita, nell'intelligenza, in ciò che si chiama la sua anima. È lo studio dall'invisibile, lo studio per deduzione. Si potrà finalmente, riunendo i due metodi precedenti, considerare il rapporto che esiste fra gli organi e la funzione, o fra due funzioni o fra due organi. È lo studio per analogia. Così, se consideriamo il polmone, la scienza dell'analisi ci insegnerà che questo organo riceve dall'esterno l'aria, la quale subisce in esso una certa trasformazione. Se consideriamo lo stomaco, la stessa scienza ci insegnerà che questo organo serve a trasformare gli alimenti che riceve dall'esterno. Qui si ferma la scienza del fenomeno. Essa non va oltre la constatazione del fatto. L'analogia, servendosi di questi dati e usandoli per generalizzazione, vale a dire con un metodo opposto a quello dell'analisi, formula così i fenomeni. Il polmone riceve dall'esterno qualche cosa che poi trasforma. Lo stomaco riceve dall'esterno qualche cosa che poi trasforma. Allora, polmone e stomaco, esercitando un'analoga funzione, sono fra loro analoghi. Queste illazioni sembreranno piuttosto bizzarre agli uomini votati allo studio dell'analisi. Ma essi debbono ricordare quel nuovo ramo dell'anatomia che si chiama anatomia filosofica. Debbono ricordare l'analogia perfettamente stabilita fra il braccio e la gamba, la mano e il piede.
e vedranno che il metodo che mi ha condotto alle conclusioni precedenti non è che lo sviluppo di quella che ha presieduto alla nascita dell'anatomia filosofica. Se ho scelto come esempio l'analogia fra lo stomaco ed il polmone, è stato per mettere in guardia contro un errore che ha luogo spesso e che impedisce per sempre la conoscenza dei testi ermetici. Quello di credere che due cose analoghe sono simili. È interamente falso. Due cose analoghe non sono più simili del polmone allo stomaco o della mano al piede. Ripeto che questa osservazione è importantissima per lo studio delle scienze occulte. Il metodo analogico non è dunque né la deduzione né l'induzione. È l'uso della chiarezza che risulta dall'unione di questi due metodi. Se volete conoscere un monumento, avete a disposizione due metodi. Uno, girare o piuttosto salire sul monumento, studiandone i minimi dettagli. Conoscerete così la composizione delle sue minime parti, i rapporti che stabiliscono fra loro. Ma voi non avrete alcuna idea dell'insieme dell'edificio. Tale è l'uso dell'induzione. 2. Salire su un'altura e guardare il monumento come meglio vi sarà possibile. Avrete così un'idea generale del suo insieme, ma senza il minimo dettaglio. Tale è l'uso della deduzione. L'errore di questi due metodi balza agli occhi. Ad ognuno di essi manca ciò che l'altro possiede. Riuniteli e la verità si mostrerà luminosa. Unite il metodo del fisico a quello del metafisico e voi avrete il metodo analogico, vera espressione della sintesi antica. Quando, parlando dell'analogia fra il polmone e lo stomaco, abbiamo generalizzato i fatti scoperti dalla scienza sperimentale o induttiva, noi abbiamo fatto salire questi fatti di un grado. Esistono dunque dei gradi tra i fenomeni e i numeri, mi domanderete. È sufficiente un poco d'osservazione per accorgersi che una grandissima quantità di fatti sono retti da un piccolo numero di leggi. È in base allo studio di queste leggi, considerate sotto il nome di cause seconde, che vertono i lavori delle scienze. Ma queste cause seconde sono a loro volta rette da un numero limitatissimo di cause prime. Lo studio di queste ultime è d'altronde perfettamente disconosciuto dalle scienze contemporanee, che, relegate nel dominio delle verità sensibili, abbandonano ai sognatori di ogni scuola e religione la loro ricerca. Tuttavia, è proprio là che si nasconde la scienza. Per ora è sufficiente constatare l'esistenza di questa triplice gradazione. 1. Dominio infinito dei fatti. 2. Dominio più limitato delle leggi o delle cause seconde. 3. Dominio più limitato ancora dei principi o delle cause prime. Questa gradazione, basata sul numero 3, rappresenta una parte considerevole nella scienza antica. È su di essa che è in gran parte fondato il dominio dell'analogia. Perciò dovremo soffermare la nostra attenzione sui suoi sviluppi. Questi tre termini si ritrovano nell'uomo, ossia nel corpo, nella vita e nella volontà. Una parte qualsiasi del corpo, un dito per esempio, può essere sottratto all'influenza della volontà
senza perciò cessare di avere vitalità, come nel caso di paralisi radiale o cubitale. Può anche essere, per cancrena, sottratto all'influenza della vita senza cessare di muoversi. Ecco dunque tre domini distinti: il dominio del corpo, il dominio della vita che esercita la sua azione per mezzo di una serie di speciali conduttori, il gran simpatico, i nervi vasomotori, localizzato nel globulo sanguigno, e il dominio della volontà agente per mezzo di conduttori speciali, nervi volontari, e che non ha influenza sugli organi essenziali al mantenimento della vita. Noi possiamo, prima di andare più innanzi, vedere l'utilità del metodo analogico per illuminare certi punti oscuri. Ed ecco come. Se una cosa qualunque è analoga ad un'altra, tutte le parti di cui questa cosa è composta sono analoghe alle corrispondenti parti dell'altra. Così gli antichi avevano stabilito che l'uomo era analogo all'universo. Per tale ragione essi chiamavano l'uomo microcosmo e l'universo macrocosmo. Ne consegue che per conoscere la circolazione della vita nell'universo basta studiare la circolazione vitale nell'uomo e reciprocamente, per conoscere dettagli della nascita, della crescita e della morte di un uomo, bisogna studiare gli stessi fenomeni in un mondo. Ascoltate ora due citazioni interessanti, poiché bisogna provare ciò che si asserisce, specie in siffatte questioni. L'una sulle tre gerarchie, fatti, leggi, principi, designate dagli antichi col nome di tre mondi. L'altra sul microcosmo ed il macrocosmo. Esse sono ricavate dalla dottrina di Pitagora esposte da Fabre d'Olivet. Questa applicazione del numero 12 all'universo non era affatto un'invenzione arbitraria di Pitagora. Essa era comune ai Caldei, agli Egiziani ed ai principali popoli della Terra e aveva dato luogo all'istituzione dello zodiaco, la cui suddivisione in 12 asterismi è stata trovata dovunque esistente da tempo immemorabile. La distinzione dei tre mondi ed il loro sviluppo in un numero più o meno grande di sfere concentriche, abitate dalle intelligenze di differente purità, erano ugualmente conosciuti prima di Pitagora, che non faceva che diffondere la dottrina che aveva ricevuto a Tiro, a Menfi e a Babilonia. Questa dottrina era quella degli Indù. Pitagora considerava l'uomo sotto tre modificazioni principali, come l'universo, ed ecco perché dava all'uomo il nome di microcosmo. L'universo, considerato come un gran tutto animato, composto di intelligenza, d'anima e di corpo, era chiamato Pan o Panes. L'uomo o il microcosmo era composto parimenti, ma in maniera inversa, di corpo, d'anima e di intelligenza. Ed ognuna di queste tre parti era a sua volta considerata in tre modificazioni, talché il ternario, regnando in tutto, regnava ugualmente nelle sue minime suddivisioni. Ogni ternario
da quello che abbracciava l'immensità fino a quello che costituiva l'uomo più debole, era, secondo Pitagora, compreso in una unità assoluta o relativa e formava così il quaternario o la tetrade sacra dei pitagorici. Questo quaternario era universale o particolare. Pitagora non era del resto l'inventore di questa dottrina, che era diffusa dalla Cina fino al più profondo della Scandinavia. Così, secondo questa dottrina, l'uomo, considerato come una unità relativa contenuta nell'assoluta unità del gran tutto, si presentava come il ternario universale, sotto tre modificazioni principali di corpo, di anima e di intelligenza. L'anima, in quanto sede delle passioni, si presentava a sua volta nelle tre facoltà di anima ragionante, irascibile ed appetente. Ora, secondo Pitagora, il vizio della facoltà appetente dell'anima era l'intemperanza o l'avarizia. Quello della facoltà irascibile era la viltà. Quello della facoltà ragionante era la follia. Il vizio che si estendeva su queste tre facoltà era l'ingiustizia. Per evitarli, il filosofo raccomandava quattro principali virtù: la temperanza per la facoltà appetente, il coraggio per la facoltà irascibile, la prudenza per la facoltà ragionante. E per queste tre facoltà prese insieme, la giustizia, che egli considerava come la più perfetta delle virtù dell'anima. Dico dell'anima poiché il corpo e l'intelligenza, sviluppandosi ugualmente per mezzo delle tre facoltà istintive o spirituali, erano, come l'anima, suscettibili dei vizi e delle virtù loro propri. Da dove viene dunque quest'uso del tre così diffuso nell'antichità? Quest'uso, che si stendeva dal senso delle scritture fino alla metafisica e che, superando i secoli, si ritrova in uno dei nostri più celebri scrittori, Balzac. Esso proviene dall'uso di una lingua speciale che è completamente perduta dalla scienza attuale, il linguaggio dei numeri. Platone, che scorgeva nella musica ben altro dei musicisti di oggi, vedeva anche nei numeri un senso che i nostri matematici non scorgono più. Egli l'aveva appreso da Pitagora, che l'aveva ricevuto dagli egiziani. Ora, gli egiziani non si professavano disposti soltanto ad accordare ai numeri un significato misterioso. È sufficiente aprire un libro antico per convincersi che, fin dai limiti orientali dell'Asia a quelli occidentali dell'Europa, una stessa idea vi era sul soggetto. Faber d'Olive. Non possiamo certamente ricostruire per intero questa lingua dei numeri, ma possiamo perlomeno conoscerne alcune leggi. Studiamo innanzitutto un fenomeno della natura nel quale noi dobbiamo trovare il numero 3 e conoscere il suo significato. Poi studieremo le operazioni sconosciute dai moderni e praticate da tutta l'antichità. Vediamo se la formula degli antichi alchimisti, tutto è in tutto, è vera nelle sue applicazioni. Esaminiamo il primo fenomeno che ci capita, per esempio la luce del giorno, e cerchiamo di ritrovare in essa
leggi sufficientemente generali per applicarsi esattamente a fenomeni d'ordine del tutto diversi. Il giorno si oppone alla notte per costituire i periodi di attività e di riposo che ritroviamo nell'intera natura. Ciò che soprattutto colpisce questo fenomeno è l'opposizione fra luce e l'ombra che vi si manifesta. Ma questa opposizione è veramente così assoluta? Guardiamo più da vicino e scorgeremo che fra luce e ombra, che sembrano per sempre separate, esiste qualche cosa che non è né luce né ombra, che si designa in fisica col nome di penombra. La penombra partecipa e della luce e dell'ombra. Quando la luce diminuisce, aumenta l'ombra. L'ombra dipende dalla più o meno grande quantità di luce. L'ombra è una modificazione della luce. L'ombra è della luce in meno. Tali sono i fatti che possiamo constatare. Per scoprire le leggi nascoste dietro questi fatti, bisogna uscire dal particolare, quindi lo studio della luce, e considerare il generale. Bisogna generalizzare i termini che qui sono particolareggiati. Perciò usiamo uno dei termini più generali della lingua italiana, la parola cosa, e diciamo: due cose apparentemente opposte hanno sempre un punto comune intermediario fra di esse. Questo intermediario risulta dall'azione dei due opposti l'uno sull'altro e partecipa dei due. Due cose apparentemente opposte non sono che gradi differenti di una sola e stessa cosa. Se queste leggi sono veramente generali, esse devono applicarsi a molti fenomeni, poiché abbiamo già visto che ciò che caratterizza una legge è la possibilità di spiegare da sola molti fatti. Prendiamo degli opposti d'ordine diverso e vediamo se le nostre leggi vi si applicano. Nell'ordine dei sessi, due opposti ben caratteristici sono il maschio e la femmina. Nell'ordine fisico potremmo scegliere gli opposti nelle forze, caldo-freddo, positivo-negativo, eccetera. Ma poiché è stata una forza che ci è servita ad esempio, consideriamo i due opposti della materia, solido e gassoso. Legge: due opposti hanno fra loro un intermediario risultante dai due fatti, proprio come questo schema. Altra legge: gli opposti non sono che la stessa concezione a gradi differenti di una cosa sola, come quest'altro schema. Se, riprendendo l'esempio della luce e dell'ombra, noi lo studiamo ulteriormente, potremo scorgere che la luce agisce, l'ombra soppone, mentre la penombra, neutra, ondeggia fra le due. Ecco riassunti questi dati. Vedremo che producono, per la loro azione reciproca, il neutro, ossia la penombra, che partecipa dei due. Diciamo subito che avremmo dovuto allungare indefinitamente il nostro studio se avessimo voluto citare tutti gli autori antichi e moderni che hanno parlato sotto il nome dei tre termini
che la costituiscono, della legge del ternario. Come questa legge deve dovunque applicarsi, cerchiamo i numeri che agendo l'uno sull'altro producano 3. Questi numeri sono 1 e 2, poiché 1 più 2 uguale 3. Possiamo subito intanto comprendere il significato dei tre primi numeri. Il numero 1 rappresenta l'attivo, il numero 2 rappresenta il passivo, il numero 3 rappresenta la reazione dell'attivo sul passivo. Voi potete sostituire il termine attivo con la parola che meglio preferite e vedrete subito che, secondo il metodo analitico, il numero 1 rappresenta tutte le idee rette dal principio attivo, vale a dire l'uomo, il padre divino, la luce, il calore, eccetera, secondo che lo si consideri in tale o in tal'altro dei tre mondi, il mondo materiale, la luce, lo stato gassoso, il mondo morale o naturale, l'uomo, il mondo metafisico o archetipo, Dio Padre. E parimenti per la parola passivo, che voi potete sostituire col 2 e neutro col 3. Vedete che i calcoli applicati alle cifre s'applicano matematicamente alle idee nella scienza antica, ciò che rende i suoi metodi così generali e perciò stesso così differente dai metodi moderni. Si tratta ora di vedere se l'antichità aveva veramente applicato ciò che fino adesso ho detto sui numeri, per dimostrare che io non ho ricavato i miei assunti totalmente dalla mia immaginazione. Ritroviamo innanzitutto queste applicazioni in un libro ebraico di cui Frank stesso non contesta l'antichità, lo Sefer Yetzirah. Nella dottrina dei pitagorici, viaggi d'Anacarsi, leggiamo: l'essenza divina, essendo inaccessibile ai sensi, usiamo per caratterizzarla non il linguaggio dei sensi, ma quello dello spirito. Diamo all'intelligenza o al principio attivo dell'universo il nome di monade o d'unità, poiché è sempre lo stesso. Alla materia o al principio passivo, quello di diade o di molteplicità, poiché è soggetto ad ogni specie di cambiamento. Infine, al mondo, quello di triade, perché è il risultato dell'intelligenza e della materia. Leggiamo nel Le Vers de Rêve de Pythagore di Fabre d'Olivet: mi basti dire che come Pitagora designava Dio con uno, la materia col due, egli esprimeva l'universo col 12, che risulta dalla riunione degli altri due. Conosciamo ora il senso che davano gli antichi ai numeri 1, 2 e 3. Vediamo allora qualche altro numero. Si è potuto vedere nella nota di Fabre d'Olivet sul microcosmo ed il macrocosmo che il quaternario riconduceva all'unità i termini 1, 2 e 3. Parlerei cinese se non mi spiegassi con un esempio. Il padre, la madre, il figlio formano tre termini nei quali il padre è attivo e risponde al numero 1, la madre è passiva e risponde al numero 2, il figlio non ha sesso, è neutro e risponde a 1 più 2, vale a dire al numero 3. Qual è l'unità che racchiude questi tre termini? È la famiglia. Ecco la composizione del quaternario, un ternario e l'unità che lo racchiude.
Quando diciamo una famiglia, noi enunciamo in una sola parola i tre termini da cui è composta. È perciò che la famiglia riduce il 3 a 1, o, per parlare il linguaggio della scienza occulta, il ternario all'unità. Se si capisce bene ciò che precede, si vedrà che 4 è una ripetizione dell'unità e che deve agire come agisce l'unità. Così, nella formazione di 3, per 1 più 2, com'è formato il 2? Come da schema per l'unità che s'oppone a se stessa, per cui 1 opposto a 1 uguale 2. E vediamo dunque nella progressione 1, 2, 3, 4, prima l'unità 1, poi un'opposizione 1 su 1 uguale 2, poi l'azione dell'opposizione sull'unità 1 più 2 uguale 3. Poi il ritorno ad una unità d'ordine differente, di un'ottava, se oso così esprimermi. 1, 2, 3, ossia 4. La genesi dei numeri si ridurrebbe dunque a queste 4 condizioni. E come, secondo il metodo analogico, i numeri esprimono esattamente delle idee, questa legge è applicabile alle idee. Ecco quali sono questi 4 termini. La colonna blu rappresenta l'unità o ritorno all'unità, la colonna verde rappresenta l'opposizione o l'antagonismo, la colonna rossa rappresenta l'azione dell'opposizione sull'unità. Ho separato la prima serie dalle altre per mostrare che essa è completa in 4 termini e che tutti i termini seguenti non fanno che ripetere in un'altra ottava la stessa legge. Poiché noi stiamo per scoprire in questa legge una delle migliori chiavi per aprire gli antichi misteri, vado a spiegarla meglio, applicandola ad un caso particolare qualunque, per esempio lo sviluppo sociale dell'uomo. Questa legge, che ho dato in cifre, vale a dire in formula generale, può applicarsi ad una quantità di casi particolari. Il capitolo seguente del resto lo mostrerà. Ma non notiamo qualche cosa di particolare in queste cifre? Che significano i segni 10 su 1, 11 su 2, 12 su 3, posti alla fine di questo schema? Per saperlo, bisogna un poco parlare delle operazioni usate dagli antichi sulle cifre. Due di esse sono indispensabili a conoscere. 1. La riduzione teosofica. 2. L'addizione teosofica. La riduzione teosofica consiste nel ridurre tutti i numeri formati da due o più cifre in numeri di una sola cifra, e ciò addizionando le cifre che compongono il numero fino a che non ve ne resti che uno soltanto. In questo modo, 10 uguale 1 più 0 uguale 1, 11 uguale 1 più 1 uguale 2, 12 uguale 1 più 2 uguale 3, e per i numeri più composti, come per esempio 3221 uguale 3 più 2 più 2 più 1 uguale 8. Il numero 666 è uguale a 9. Da ciò si desume una considerazione molto importante. È che tutti i numeri, qualunque siano, non sono che rappresentazioni dei primi 9, come le prime 9 cifre, e lo si può scorgere dalle considerazioni precedenti. Non sono che le rappresentazioni delle prime 4. Ora,
Queste prime quattro cifre non sono che differenti stati dell'unità. Tutti i numeri, quali che siano, non sono che le diverse manifestazioni dell'unità. L'operazione dell'addizione teosofica consiste, per conoscere il valore teosofico di un numero, ad addizionare aritmeticamente tutte le cifre dall'1 fino al numero stesso. Così, il numero 4 è uguale per l'addizione teosofica 1 più 2 più 3 più 4 uguale 10. La cifra 7 è uguale ad 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 uguale 28, dove 28 si riduce immediatamente a 2 più 8 uguale 10. Se volete meravigliare un matematico, proponetegli la seguente operazione teosofica: 4 uguale 10, 7 uguale 10, dunque 4 uguale 7. Queste due operazioni, riduzione ed addizione teosofica, non sono difficili ad imparare. Sono indispensabili a conoscere per comprendere gli scritti ermetici e rappresentare, secondo i più grandi maestri, il cammino che segue la natura nelle sue produzioni. Verifichiamo matematicamente la frase precedentemente menzionata, ossia ridurre il ternario per mezzo del quaternario alla semplicità dell'unità. Ternario uguale 3, quaternario uguale 4, 3 più 4 uguale 7. Per riduzione teosofica sappiamo che il risultato sarà 10, per l'addizione teosofica e riduzione del totale. Infine, 10 è uguale ad 1 più 0 uguale 1. L'operazione, pertanto, si scriverà così: 4 più 3 uguale 7, uguale 28, uguale 10, uguale 1. Quindi 4 più 3 uguale 1. Riprendiamo ora l'esempio cifrato dato in primo luogo e facciamo qualche considerazione in merito usando i calcoli teosofici. Notiamo prima che riappare l'unità, vale a dire che il ciclo riprende dopo tre progressioni. 10, 11, 12, ridotti teosoficamente, ridanno 1, 2, 3, eccetera. Queste tre progressioni rappresentano i tre mondi nei quali tutto è racchiuso. Notiamo altresì che la prima linea verticale 1, 4, 7, 10, che ho considerato come rappresentanti l'unità a diverse ottave, effettivamente la rappresenta, poiché, come potete notare, tutti i valori daranno l'unità. Si può così continuare la progressione fino all'infinito e verificare queste leggi matematiche famose che, lo so, sono considerate puramente mistiche per il semplice fatto che non se ne capisce la portata. Consiglio coloro i quali credessero che si tratta di sogni nebulosi la lettura delle opere sulla fisica e la chimica di Louis Lucas, dove troveranno la legge precedente designata col nome di serie ed applicata alla dimostrazione sperimentale nei campi della chimica e della biologia. Prima di terminare questo capitolo, già molto lungo, voglio segnalare un fatto estremamente importante per comprendere il tetragramma sacro degli ebrei, di cui ci occuperemo in seguito. La progressione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, è formata da quattro cifre disposte soltanto su tre colonne, poiché la quarta cifra non è
che la ripetizione della prima. È come se vi fosse uno, due, tre, uno opposto, eccetera. Gli ebrei esprimono il nome più augusto della divinità con quattro lettere, di cui una è ripetuta due volte, ciò che riduce il nome divino a tre lettere. Così, Yeve uguale Ive. Queste considerazioni avranno il loro posto in seguito. Siamo ora in possesso di metodi che forse ci permetteranno d'andare innanzi, così non esiteremo a penetrare con esse nei misteri antichi per conoscere il grande segreto che gli iniziati hanno celato sotto un triplice velo.